Siete pronti? Sotto le coperte e mettetevi comodi sul vostro cuscino. Io sono Claudio e questo è Fila a Nanna, la tua storia per la buonanotte. Questa storia vi trasporterà nel regno di un sultano. Immaginati gli uomini con i turbanti in testa e le scarpe a punta, le donne con lunghi vestiti colorati e il velo sul viso. Una storia d'Oriente. Come il comandante generale delle truppe guarì dall'insonnia il suo sultano Mamaluk Pascià, di Sergio Tofano. Mamaluk Pascià, sultano di Muisa i Seifeim, non era un tiranno nel senso completo della parola, ma aveva una gran brutta fissazione. Quello che faceva lui lo dovevano fare tutti, non solo nella corte, ma per tutto il suo stato. Se lui mangiava, tutti bisognava che mangiassero. Se digiunava, tutti dovevano digiunare. Quando cambiava abito, tutti a cambiare abito. E chi ne aveva uno solo, se lo levava per rimetterlo alla rovescia. Perfino quando starnutiva, correva un banditore per le vie di Muizza Seifeim, recando la fausta notizia e tutti s'affacciavano alle finestre e l'aria s'empiva di una sinfonia di starnuti che pareva una scarica di moschettelle. Un giorno, Mamaluk Pascià, che non era un tiranno nel senso completo della parola, ma era molto nervoso, perse il sonno. E siccome era affare di nervi, non ci furono né medici né medicine capaci di ritrovarglielo. Passava le notti insonni, buttato sul trono, con gli occhi aperti a guardare il soffitto. E uno schiavo dietro a lui aveva il doppio incarico con un ventaglio di fargli fresco e di scacciare le mosche. Dopo due notti così trascorse, fece venire il comandante generale delle truppe e il comandante generale delle truppe si presentò a testa china, guardandosi la punta delle scarpe, perché così voleva l'etichetta di corte. «Nostro prode generale», gli disse allora il sultano, che non era un tiranno nel senso completo della parola, ma era molto autoritario. «Noi da due notti non possiamo dormire». «Questa è una cosa che mi rincresce assai», sospirò con molta sincerità il comandante generale delle truppe, prevedendo l'ordine che il suo sultano stava per dargli. Infatti, questi riprese. «E poiché noi non dormiamo, nessun altro deve dormire nei nostri stati». «Ai...» pensò il comandante generale delle truppe e inchinandosi ancora esclamò forte: «Il desiderio di vostra altezza non potrebbe essere più giusto». «In tal caso», proseguì il sultano, «incarichiamo voi di far eseguire il nostro ordine. Noi vogliamo che tutta la nostra servitù del nostro palazzo sia sveglia e pronta ai nostri ordini. Che tutti i nostri soldati nelle loro caserme stian desti e con le armi alla mano, che tutti i nostri sudditi nelle loro case veglino per noi e preghino per la nostra salute. Chi chiude un occhio, guai. Vi autorizziamo a farglieli chiudere tutti e due per sempre». Il comandante generale delle truppe mormorò un «obbedisco» e se ne andò, guardandosi la punta delle scarpe, perché così voleva l'etichetta di corte. Da quel giorno nessuno dormì più a Muisa Seifeim. La prima notte, la seconda passò, ma la terza ci volle del bello e del buono per i poveri Muisa i Seifeimesi a non trasgredire l'ordine sovrano. Alla quarta, peggio ancora, alla quinta, il sonno fu più forte che la paura della forca. Allora il comandante generale delle truppe cominciò a correre da un capo all'altro del palazzo reale e, dove trovava dormienti, andava dispensando a seconda della loro dignità scossette, scosse, scossoni a chi dava un pizzico, a chi allungava un pugno, a chi versava un secchio d'acqua in testa, a questo tirava la barba, a quello pestava i calli, a quell'altro faceva finta di segnarlo fra i condannati a morte. Poi scappava fuori del palazzo e girava per le vie buie ad accertarsi che tutte le finestre fossero illuminate. E andava suonando campanelli, picchiando battenti e tirando sassi nei vetri. Poi
tornava di sorpresa nel palazzo e ricominciava da capo il giro delle scossette, delle scosse e degli scossoni. Alla fine capitava in un cantuccio remoto, espossato dalla fatica, sopraffatto dal sonno arretrato, si lasciava andare alla voluttà di un pisolino in fretta e alla chetichella. All'ottava notte successe quel che era umano succedesse. Il comandante generale delle truppe, che si era rifugiato in un camerino da bagno, s'addormentò. S'addormentò sodo. E addormentato lui, figuratevi gli altri. I ministri, che per non dormire s'erano radunati a discutere un aumento di imposte sui sottoaceti, rotolarono ubriachi di sonno sotto la tavola. I soldati s'addormentarono con le armi in mano. S'addormentarono i cuochi, gli sguatteri, gli staffieri. E s'addormentarono tutti i cittadini senza eccezione. E s'addormentarono di un sonno così placido, così profondo, così imperturbabile che i mirmidoni, i peggiori loro nemici, avrebbero potuto invadere la città e ammazzarli tutti. E loro, quando si fossero svegliati, si sarebbero trovati morti senza sapere come. L'unico che non dormisse in quelle circostanze era il sultano, che non era un tiranno nel senso completo della parola, ma quando pigliava un drizzone, chi lo smuoveva era bravo. Peggio di tutti stava lo schiavo del ventaglio, perché, malgrado i suoi sforzi, il capo gli ciondolava insonnacchito, la mano gli cadeva pesantemente e di tanto in tanto lasciava andare una gran ventolata sul naso del sultano. «Cialtrone!» gli gridava questi. E lui allora si rimetteva su subito strabuzzando gli occhi. Ma di lì a poco, pinfete, un'altra sventolata sulla pancia del sultano, finché di sventolata in sventolata s'addormentò irrimediabilmente. Il sultano andò su tutte le furie e s'attaccò al cordone del campanello per chiamare il comandante generale delle truppe. Ma suona, 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 chi lo sentiva? Figuratevi la sua indignazione. Fu costretto ad alzarsi dal trono, infilarsi le ciabatte e andare in cerca di chi gli desse retta. Nell'anticamera del trono non vide nessuno, ma sentiva un gran russare, sicché, chinandosi, scoperse sotto i tavoli i suoi ministri caduti in letargo. Afferrò quello delle poste e telegrafi per le gambe, lo tirò, lo trascinò, lo prese a calci, inutilmente. Era come prendersela con un fantoccio di cenci. Uscì fuori. Una sentinella che dormiva in piedi appoggiata all'archibugio, appena toccata, ruzzolò sul pavimento senza smettere di dormire. Ruggendo d'ira, continuò a girare per il palazzo e dappertutto, in ogni stanza, in ogni corridoio, in ogni angolo, scopriva dormienti. Uomini colti dal sonno come dalla morte e addormentati nelle posizioni più inverosimili. Chi accartocciato in una poltrona, chi bocconi su un tavolino, chi a terra con le gambe appuntellate al muro, chi ritto contro una porta. E gira, 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 in uno stanzino da bagno trovò accoccolato in una vasca il comandante generale delle truppe, che dormiva profondamente come il principe di Condé la notte avanti la giornata di Rocroi. A quella vista scappò esasperato e si arrampicò fin sulla terrazza del palazzo. Di lì vide le strade deserte, le case mute, le porte sbarrate, le finestre buie, vide tutta la città immersa nel sonno. Allora tornò indietro, masticando tragici propositi di vendetta, ma per metterli in atto dovette aspettare che il suo popolo si svegliasse. Ed aspettò a lungo, perché gli abitanti continuarono a dormire per altri 8 giorni, filati filati. All'ottavo giorno, chi primo si svegliò fu il comandante generale delle truppe, che, trovandosi in una vasca, ebbe immediatamente la visione della realtà. Allora balzò in piedi esterrefatto. Quanto tempo aveva dormito? E che era successo nel frattempo? Si era accorto il sultano della sua trasgressione? Ma di una sola cosa era certo, che attorno a lui tutti dormivano. Allora cominciò a girare distribuendo scossette, scosse, scossoni a chi dava un pizzico, a chi allungava un pugno, a chi versava un secchio d'acqua in testa, a questo tirava la barba, a quello pestava i calli, a quell'altro faceva finta di segnarlo fra i condannati a morte. E poiché dopo 8 giorni s'erano tutti ben rifocillati di sonno, dietro il suo passaggio era uno stirar di membra, uno sgranchir di gambe, uno strofinar d'occhi, un rizzarsi improvviso. E i primi desti svegliarono i più restii, sicché
Da lì a un minuto, da un capo all'altro del palazzo, tutti erano in piedi. Un minuto dopo, la vita era tornata a rifluire nella città d'Este. Intanto, il comandante generale delle truppe era arrivato dinanzi la sala del trono. Lo spavento gli fece tremare il polso nel picchiare all'uscio, ma nello stesso tempo gli illuminò l'intelligenza. In un lampo improvviso aveva visto un filo tenuissimo di salvezza. Al suo picchiare rispose un barrito così forte che lo schiavo del ventaglio si svegliò d'un tratto e riprese macchinalmente ad agitare il suo arnese. Il comandante generale delle truppe entrò, guardandosi la punta delle scarpe, perché così voleva l'etichetta di corte, e senza dar tempo al sultano di alzare un dito, gli corse incontro sorridente, esclamando: «Altezza, lasciate che io mi congratuli con voi e ringrazi Dio per la sua grazia ricevuta!» Il sultano, che non era un tiranno nel senso completo della parola, ma in quegli 8 giorni si era preparato una sfuriata coi fiocchi, rimase sconcertato a quel preludio. E il comandante, approfittando della sua esitazione, rincalzò: «Le preghiere del vostro popolo sono state al fine esaudite. Vi è stato concesso di poter dormire!» A questa uscita, il sultano schizzò in piedi sul trono. «Ah, io ho dormito? Io ho dormito?» «Saporitamente, maestà, e lungamente, e il sonno vi ha fatto bene, perché siete fresco come una rosa!» Il sultano non ne poteva più dalla bile. «Ah, io ho dormito? E voi, cosa avete fatto fino adesso?» «Io ho vigilato perché gli ordini fossero sempre eseguiti», rispose il comandante generale delle truppe, guardandosi la punta delle scarpe. Mica perché così volesse l'etichetta di corte, ma per paura che gli si leggesse la menzogna in viso. «Mentitore!» urlò il sultano. «Vi ho sorpreso io a dormire in una vasca!» «Maestà, permettetemi di dirvi che mi avrete visto in sogno. Se anche avessi voluto dormire, avrei scelto un posto più confacente alla mia dignità.» «Ah sì? E i ministri? Che facevano i ministri?» «Discutevano un aumento sulla tassa dei sottaceti.» «Menzogne! Li ho visti io dormire sotto il tavolo.» «In sogno, maestà, in sogno li avete visti.» «E tutta la mia corte, e i miei servi che ho trovati addormentati in tutti i cantucci.» «In sogno, maestà, in sogno.» «E i miei soldati che ho sentito russare come ghiri.» «In sogno, maestà, in sogno.» «E i miei sudditi rinchiusi nelle case addormentate.» «In sogno, maestà, in sogno.» Ma Maluk Pascià, che non era un tiranno nel senso completo della parola, ma che qualche volta si lasciava persuadere d'aver torto, specialmente quando aveva ragione, questa volta, sentendo il comandante generale delle truppe ripetere con tanta ostinazione il ritornello «In sogno, maestà, in sogno!», cominciò a riflettere se non fosse proprio vero che avesse dormito tanto e tanto sognato. Si voltò, vide lo schiavo ritto e arzillo che sventagliava senza posa, e a mano che si lasciava convincere, la sua collera sbolliva. «Ma allora?» domandò con un ultimo rimasuglio di dubbio. «Se è proprio vero che ho fatto questi sogni, è anche vero che ho dormito?» «Saporitamente, maestà, e lungamente, e il sonno vi ha fatto bene, che siete fresco, fresco come una rosa.» «Ma allora potrò dormire ancora?» «Sempre che vorrete, maestà.» «Ma allora sono guarito dall'insonnia?» «Completamente, maestà. Vi è stata fatta la grazia.» «Quando è così?» esclamò il sultano, che non era un tiranno nel senso completo della parola, ma talora era vinto dal buon cuore. «Celebreremo l'evento con grandi feste. Tutti i carcerati avranno la grazia, e i non carcerati l'avranno per quando lo saranno. A tutti gli altri regaliamo un moggio di grano, e a voi, nostro comandante, ne regaliamo 2. Il comandante generale delle truppe si inchinò ed uscì, guardandosi la punta delle scarpe, perché così voleva l'etichetta di corte. Ma appena fuori si rizzò e tirò un sospirone di felicità. Egli aveva mentito, spudoratamente mentito, sì.
ma si era salvata la vita e aveva guarito dall'insonnia, che era a far di nervi il suo sultano Mamaluk Pascià. Dicono spesso che non bisogna mentire, ma se lo si fa a fin di bene. Se ti è piaciuta questa fiaba, puoi aiutarci a far conoscere questo podcast anche ai tuoi amici. C'è qualche fiaba che ti piacerebbe sentire? Scrivici nei commenti le tue proposte. Ma adesso è il momento di salutarci. Chiudi gli occhi, rilassati, abbraccia il tuo cuscino e fai un bel respiro profondo. Buonanotte.